Giovane aggredito a Crotone, svelata la dinamica, si tratta di uno scambio di persona. Il feritore cercava un uomo che aveva appuntamento con una sua amica. Colpi di pistola contro la vetrata della segreteria del deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro a Reggio Calabria, rincorso una riunione, fortunatamente nessun ferito. Sanità calabrese, il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto a proposito delle assunzioni di medici cubani ribadisce non toglieranno posti di lavoro a quelli italiani e calabresi. Raid a Scalea contro la sede nazionale della UIL in Calabria, imbrattati i muri, il segretario provinciale di Cosenza afferma non arretreremo dopo l'atto intimidatorio.